Ciao! Questa è Go Green Data, la serie di Spindox in cui vi sveliamo i numeri della nostra sostenibilità aziendale. In questo episodio parliamo dei mezzi che usiamo per andare al lavoro e del loro impatto ambientale. Cominciamo con una precisazione. I dati che seguono sono stati raccolti tra la seconda metà del 2019 e per tutto il 2020. Gli effetti che il Covid-19 ha avuto sulle nostre abitudini rendono impossibile fare un confronto con l'anno precedente. Ciò nonostante, possiamo comunque fare delle considerazioni. I mezzi più utilizzati dagli spindoxiani sono stati auto privata, mezzi pubblici, mezzi a impatto zero, auto aziendale, car sharing e carpooling. Nella categoria trasporto pubblico troviamo autobus, treno e tram. E questo è il loro fattore di emissione. Ma che cos'è il fattore di emissione? È il valore che esprime il tasso di emissione medio di una data fonte, relativamente ai suoi singoli processi. Per darvi un'idea, se treno e metropolitana hanno un fattore di emissione pari a 65, le autovetture invece hanno 130, il doppio. Su un totale di quasi 164 tonnellate di CO2 equivalente, gli spostamenti in auto hanno causato circa un terzo delle emissioni. Questo, nonostante i chilometri percorsi in auto siano meno di un quinto del totale. Se si fossero usate solo le automobili, le tonnellate equivalenti di CO2 sarebbero circa 290. Spindox fa la sua parte. È anche per questo che offre a tutti i suoi dipendenti abbonamenti per i mezzi pubblici. Ma il popolo di Spindox non si ferma qui. Al 20% di noi capita di andare in ufficio a piedi, in bici o in monopattino. Il risultato? Ben 20 tonnellate di CO2 in meno nell'ambiente. A conti fatti, grazie alla policy aziendale e ai nostri comportamenti virtuosi, fra il 2019 e il 2020 abbiamo evitato emissioni in atmosfera per ben 146 tonnellate di CO2 equivalente.